È sempre alta l'attenzione dei sindaci dei comuni che si affacciano sulla statale 194 Ragusa-Catania per la realizzazione della nuova autostrada che dovrebbe unire le province di Ragusa, Siracusa e Catania e quindi per eliminare la vecchia Ragusana, definita la strada della morte. Io ho assistito a tutte le riunioni nei vari ministeri, nei vari assessorati e nel piatto della bilancia si è messo sempre la sostenibilità economica della strada, si è messo sempre lo sviluppo del territorio che anche questo va privilegiato, ma poco risalto viene dato alla sicurezza stradale nostra, dei nostri figli. Io non voglio più che in questa strada muoiono i nostri figli, perché purtroppo è diventata una strada killer. Guardi, è un budello che scende giù fino a Lentini e anche partendo da Ragusa è la stessa cosa. Io parlo del mio territorio, ma la 194 è una strada mortale e quindi che si sveglino tutti. Questo è il nostro appello. Il caso è stato affrontato anche nell'ennesimo vertice dei sindaci che ha avuto luogo nei giorni scorsi, prima a Catania e poi a Ragusa, alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Che il 27 di questo mese si va a una riunione tecnica a Roma per procedere a trovare quelli che sono, quello che è l'iter che si deve seguire per il cambio di soggetto attuatore. L'Ordine degli Ingegneri di Roma, che era stato incaricato di valutare il progetto di SARC, di valutarlo economicamente, ha finito il proprio lavoro e lo ha valutato in 40 milioni di euro, che dovranno essere versati da ANAS direttamente a SARC per l'acquisto del progetto. E questo lo metteremo per iscritto nella riunione del Precipe, che si terrà intorno al 9 di dicembre, con la delibera del cambio di soggetto attuatore. Per cui a quel punto potremo dire innanzitutto che l'autostrada sarà pubblica, fatta da un soggetto pubblico e quindi sarà gratuita, non avrà alcun pedaggio.